Bentrovati, buongiorno, venerdì 31 gennaio 2020, ultimo giorno del mese di gennaio, nostro appuntamento tradizionale con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo come di consueto, come sempre, con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con le edizioni del centro, partiamo da quella di Pescara. La notizia di apertura riguarda, la vedete, il viadotto Cerrano, l'autostrada A14 che riapre ai tir nel tratto che era stato interdetto, mezzi a velocità ridotta su una sola corsia senza sorpassi. L'ufficialità si è avuta nel primo pomeriggio di ieri. Vediamo in alto: abruzzesi sulla nave bloccata, coronavirus, una comitiva sulla costa Smeralda ferma nel porto di Civitavecchia. E poi rischio contagio, primi due casi in Italia, coppia di turisti cinesi in ospedale. E poi a Pescara parla una ristoratrice cinese: no alla psicosi, i nostri prodotti sono a posto. Andiamo a centropagina. Il processo per la morte di Anna Carlini, ieri si tiene in tribunale, giustizia per le donne massacrate. E poi, tornando all'autostrada 14, una notizia drammatica, perché ieri, proprio poche ore dopo la notizia della riapertura al traffico pesante, c'è stato un incidente mortale proprio nel tratto pescarese della A14. A perdere la vita è stato un 56enne di Giulianova. Pescara, vigili, nominato Palestini come nuovo comandante della Polizia Municipale, ma partono i ricorsi. Vediamo anche in basso il calcio: shock machine, giocatore ceduto al Monza e ora i rinforzi. Oggi ultimo giorno di calciomercato, il gong suonerà alle 20, in arrivo la punta Pucciarelli. Pescara tenterà anche l'ultimo assalto per Federico Melchiorri. E poi il vincitore del quiz, Rico Remigio, 30 anni, Scafa prepara la festa al giovane milionario. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro. Ritroviamo alcuni dei titoli dell'edizione di Pescara. Vediamo invece più in basso: il futuro dell'automotive in Abruzzo, si punta sulle nuove competenze. E poi fondi per ampliare la discarica Lanciano, la bonifica dell'ex impianto di Serre, da Ecolan 1 milione al comune se ingrandisce Cerratina. E poi la cronaca giudiziaria: Chieti, giudici, così l'allenatore abusava dei bimbi. E poi Vasto, il sindaco sull'ospedale, rischio tagli nei servizi. Proseguiamo con la prima pagina di Teramo del Centro. Vedete a centropagina: Montorio, consegnate le prime case provvisorie agli sfollati post terremoto, festa in paese. Poi ritroviamo la notizia della morte del 56enne di Giulianova nello schianto ieri sulla 14. E poi colonnella, rapinatore in fuga, spara sui carabinieri. E poi la tragedia del 2016, la bimba annegata, 4 mesi alla madre, condannata una turista di Udine in vacanza a Pineto. Poi Teramo, nuova giunta, uno dei nodi da rispettare quello che riguarda la quota rosa. E poi Pineto, disabile aggredito a colpi di catena da un uomo che è stato poi fermato. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Vezzano Sulmona. Parliamo di arte: L'Aquila, arte contemporanea in centro. Il 20 giugno apre il Museo Maxi a Palazzo Ardinghelli. E poi ancora nel capoluogo di regione: negozi, come ottenere lo sconto Tari. Marsica Vezzano, elezioni, gruppi civici uniti per il terzo polo. Andiamo a Sulmona: dopo le fiamme i crisantemi, altra intimidazione oltre all'auto incendiata in via 25 aprile. Poi L'Aquila, il manager ASL diserta l'incontro con i sindacati. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero: blocchi in A14, ora c'è il morto. Pescara Nord, auto sotto i camion incolonnati, la vittima è Diego Di Pizio di Giulianova. L'incidente, lo dicevamo prima, poche ore dopo il pronunciamento del giudice che ha ripristinato la viabilità. Vedete poi in basso: il jeep dissequestra il viadotto del Cerrano e tornano a passare i tir. Poi vediamo: figlio conteso, Marco resta con il padre, la battaglia con la decisione dopo la testimonianza del ragazzino. E poi andiamo in provincia di Teramo, in Val Vibrata, per la precisione a Colonnella, rapinatore spara ai carabinieri e caccia all'uomo. Colonnella aveva dato l'assalto, la sala slot. E poi Teramo reclama il posto disabile
colpito con una catena. E poi la storia, Mister Milione diviso tra due pesi. Vediamo poi di spalla il Teramano Melozzi, dirigerà Junior Kelly. Vediamo in alto invece gli altri titoli, Teramo, Case agli sfollati, scattano le prime assegnazioni anni dopo il sisma. E poi Pineto, bimba negata a 4 mesi alla madre, non le ha fatto mettere i braccioli. E poi il calcio di Serie B, il Delfino tratta le punte, Pucciarelli e Baby Colley, Colley che però è seguito anche da alcune formazioni di Serie A. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, virus, Teramani sulla nave bloccata, coppia cinese con l'influenza, scatta l'isolamento a Civitavecchia per 100 abruzzesi a bordo. Poi vedete Montorio, consegnate le case messe a disposizione dall'Ater, festa per gli sfollati. E poi coronavirus, la psicosi colpisce per ora il settore della ristorazione, influenza record in Abruzzo, sono i bambini i più colpiti. Vediamo poi in basso la cronaca politica, Teramo, i tempi del rimpasto si fanno lunghi. E poi il calcio di Serie C, ultimo giorno di mercato anche per la Serie C, Teramo, ufficializzata la cessione di Martignago che è stato ceduto all'Alessandria, c'è poco tempo, proprio la giornata di oggi, per eventualmente sostituire l'attaccante finito alla formazione piemontese. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo ai quotidiani nazionali, virus, primi due casi accertati in Italia. Vedete il titolo del Corriere della Sera, i turisti cinesi ricoverati a Roma, camera d'albergo sigillata, l'annuncio del Premier Conte, bloccati i voli da e per la Cina. E poi vediamo ancora, Londra lascia l'Unione Europea, Johnson sarà un'alba nuova, oggi il giorno ufficiale per l'uscita di Londra dall'Unione Europea. Vediamo Repubblica, virus colpita l'Italia, la grande paura, i primi due casi accertati in un hotel di Roma sono turisti cinesi da 8 giorni nel nostro paese, sono stati anche a Milano, ricoverati allo Spallanzani, l'ospedale chiude l'accettazione, stop al traffico aereo con la Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza globale. E poi addio di Londra all'Unione Europea, da domani non sarà più in Europa, nell'Unione Europea ovviamente, e domani la Brexit si l'alba di una nuova Europa. Vediamo anche in basso una notizia che riguarda le elezioni recentemente, che ci sono state recentemente, proprio nei giorni scorsi in Emilia Romagna, parla il neo presidente rieletto Bonaccini, se il PD mi chiama io ci sono. Vediamo anche il prossimo quotidiano che andiamo a vedere nella sua prima pagina, che è il Fatto, vedete il titolo che riguarda la casta che rivuole vitalizi e arretrati, il Movimento 5 Stelle al Presidente del Senato Casellati, sciogliere l'organo di giustizia interno per i conflitti di interessi del Presidente. E poi Caliendo di Forza Italia, ma tutti gli altri partiti tacciono, questo è il titolo di apertura. Vediamo poi il Manifesto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza globale, il titolo del quotidiano oggi in edicola. E poi il virus dell'odio, il rapporto Eurispes 2020 registra il boom dei negazionisti dell'olocausto, nel 2004 erano il 2,7%, adesso sfiorano il 16%, e una percentuale di italiani ancora più alta giustifica razzismo e odio contro i migranti e l'effetto della propaganda politica, scrive il Manifesto. Vediamo Libero, ciao Inghilterra, beata te che te ne vai dall'Europa, scrive il quotidiano milanese. Inghilterra che si conferma maestra di democrazia, scrive sempre Libero. Poi vedete in alto, l'epidemia è già in Italia, 2 casi di coronavirus a Roma. E poi invece l'ironia involontaria del segretario PD Zingaretti, comando io. Vediamo il Giornale, coronavirus, vedete in alto, primi 2 casi in Italia. E poi effetto giallo-rosso, Zingaretti più Conte uguale record di disoccupati, scrive il Giornale.
e poi governo di centrodestra insieme ai grillini pentiti. Berlusconi alla festa del giornale parla di eventuali ipotetiche alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Siamo al Mattino di Napoli, il coronavirus sbarca in Italia, due turisti cinesi contagiati, sigillata la stanza dell'hotel. E poi il Papa in Roma Capitale, messaggio di Bergoglio alla festa per i 150 anni, c'è il via alle celebrazioni. E poi la politica nazionale, Conte accelera, riforma del fisco e novità per l'IVA. Vediamo anche l'altro titolo che riguarda il coronavirus, odissea per 7.000 croceristi, il sindaco, nessuno scenda, vedete la nave è bloccata a Civitavecchia. Vediamo il Messaggero Nazionale, virus, due casi a Roma, bloccati i voli con la Cina, questo è il titolo di apertura del quotidiano romano. E poi detrazioni ridotte per tagliare l'IRPEF, tre piani sul tavolo. E poi nave bloccata, tornando all'argomento precedente, bloccata a Civitavecchia, test negativi. E poi vediamo in basso, maturità, invalsi e prove miste, test obbligatorio per accedere, ecco tutte le materie. E poi Roma Capitale, messaggio per i 150 anni, affidato al segretario di Stato Parolin. Vediamo anche il Sole 24 Ore, Gualtieri rilancia nuovo fisco entro l'anno, così il ministro dell'economia. E poi giochi invernali Milano Cortina 2026, Olimpiadi, una SPA pubblica per le opere infrastrutturali. E poi vedete anche il Sole 24 Ore parla del coronavirus e dell'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di emergenza globale. Come abbiamo visto, ci sono i primi due casi anche nel nostro paese. La Stampa di Torino, coronavirus, primi casi, ricoverati a Roma due cinesi e allarme. Proseguiamo, il Tempo di Roma, il contagio è arrivato a Roma, la paura diventa realtà. E poi giustizia da ridere, Bonafede fa ancora l'avvocato, da guardia sigilli dovrebbe rinunciare, ma il suo nome compare in una causa contro il governo, scrive il Tempo. Vediamo il Secolo.it, 29 marzo cambia tutto con il referendum sul taglio dei parlamentari, le elezioni sono l'unica strada contro la delegittimazione, scrive il Secolo.it. Vediamo Avvenire, il quotidiano della CEI, virus paralizzante, primi due casi positivi a Roma, 6.000 bloccati per ore sulla costa crociere. E poi in Cina più contagi rispetto alla SARS, emergenza globale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è psicosi. E poi gelata sull'occupazione, crollano i posti fissi, a dicembre meno 75.000 occupati, crescono contratti a termine e inattivi. E poi vedete rifugiati, l'ONU chiude il campo, Libia incontrollabile. Vediamo anche La Verità, l'unico condono che piace a sinistra è la sanatoria per gli immigrati, scrive il quotidiano La Verità. E poi oggi la Gran Bretagna molla l'Unione Europea, Cassandre sepolte da una risata. E poi nata la psicopolizia giallorossa per censurare la Lega, questo è l'altro titolo in basso del quotidiano La Verità. Vediamo il giornale di Genova, il Secolo XIX, il coronavirus in Italia, a Roma i primi casi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo abbiamo visto anche prima, parla di allarme globale. Poi a mezzanotte scatta la Brexit, l'Europa ha un nuovo rivale. Questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per quanto concerne l'edicola nazionale. Avevamo aperto con i quotidiani abruzzesi con le prime pagine, torniamo dunque al centro, in questo caso per ripartire da pagina 2 per parlare di automotive, del futuro nella nostra regione, il futuro delle nuove competenze, in particolare a Santa Maria in Baro presentati i risultati infatti del progetto Erasmus Auto 4.0 Trivillino, il processo di crescente automazione dice va visto come una opportunità. Raffaele Trivillino, direttore del Polo Automotive. Andiamo in basso, Baretta in finanziaria, benefici per l'Abruzzo, il sottosegretario all'economia è stato a Sulmona, ha parlato di investimenti previsti per consentire ai nostri giovani di restare nel nostro paese. E da oggi al 2 febbraio Fratelli d'Italia chiama a dibattere amministratori e operatori economici con gli stati generali della montagna che si terranno appunto a Roccaraso.
A14 il Cerrano riapre ai tir con limiti, il GP di Avellino accoglie parzialmente la domanda di Aspi, si circola a velocità ridotta e a una sola corsia e senza sorpassare. E poi vedete la frana sotto il viadotto, il fascicolo passa alla procura di Teramo. Le reazioni dei sindaci dopo la parziale riapertura dell'A14 ai mezzi pesanti, sindaci soddisfatti con riserva, parlano i primi cittadini di soluzioni definitive che occorrono. E poi ancora Fondovalle Sinello, rifiuti sotto il viadotto, il TAR dà ragione ad Aspi, accolto il ricorso della società contro l'ordinanza del comune di Vasto per la rimozione. Andiamo avanti, parliamo del processo di Rigopiano, si torna oggi in aula a Pescara con le 120 parti civili, oggi il GUP dovrà decidere sulla riunione, dei due procedimenti, ma i tempi si annunciano lunghi. Vediamo poi anche questo articolo di spalla, parliamo di sanità perché il Presidente della Regione Marsiglio e l'Assessore regionale alla Sanità hanno incontrato il Ministro Speranza, ora basta tagli. E poi consiglieri in missione, stop sedute, il Presidente dell'Assemblea rimanda l'assise straordinaria su Gatti, opposizione e Lega, polemiche sulla decisione di Sospiri. Andiamo avanti, siamo a Pescara, la psicosi dopo l'allarme mondiale, parliamo del coronavirus e dei cinesi in città. Pescara, non avere paura di noi, rammarico di Yeru Aibin, ristoratrice da 37 anni in Italia, sembra di rivivere l'incubo della SARS, la gente ci guarda strano ma siamo lontani dalla Cina, abbiamo gli stessi prodotti degli altri locali. Vediamo poi in basso, rimpatrio posticipato di 24 ore, slitta il rientro dello studente pescarese Lorenzo Di Bernardino da Wuhan, rientro che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Siamo ancora a Pescara, Polizia Municipale, fumata bianca per la nomina del nuovo comandante dei Vigili Urbani, pronti però due ricorsi contro la sua nomina. Intanto il sindaco Carlo Masci rompe gli indugi e affida l'incarico all'ufficiale che ha guidato la Polizia Urbana per quattro mesi e dunque il nuovo capo della Polizia Municipale di Pescara è il maggiore Danilo Palestini. Vediamo. Poi in basso l'altro articolo, scavalcato da chi non aveva requisiti, Barbato, ex comandante a Milano, pronto il ricorso e la denuncia all'autorità anticorruzione. E intanto il primo nodo da affrontare per il nuovo comandante, il caso di Via Alpi, Palestini in commissione parla del palazzo diventato una bomba sociale, è stato richiesto l'aiuto del prefetto. Proseguiamo, parliamo ancora di vigili, concorso contestato a rischio, 45 assunzioni, presentato ricorso al TAR da 7 candidati esclusi dalle selezioni di ottobre, l'ingresso dei nuovi agenti nell'organico della Polizia Urbana potrebbe slittare. Vediamo in alto, posti di lavoro ad ambiente, quasi concluse le selezioni. L'assessore del Trecco dice l'organico della società sarà rafforzato. Morta nel tunnel dopo la violenza, i giudici non è stato un omicidio, via il processo dei due romeni imputati per il decesso di Anna Carlini nell'agosto del 2017 alla stazione di Pescara. Il tribunale non aggrava le accuse, sit-in ieri mattina davanti al Palazzo di Giustizia dei familiari delle donne uccise. Eravamo presenti con le nostre telecamere proprio durante questo sit-in, allora possiamo andare a vedere il primo servizio di questa mattina. Rigettata la richiesta di riqualificazione di uno dei due capi di imputazione questa mattina dal Tribunale Collegiale di Pescara nel corso della prima udienza del processo a carico di due romeni rinviati a giudizio in relazione alla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni affetta da problemi psichici, rinvenuta priva di vita nell'agosto del 2017 lungo il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Nel processo intanto il comune del capoluogo adriatico tramite l'avvocato Lorena Petaccia si è costituito parte civile, all'esterno del tribunale la protesta dei parenti della donna e degli aderenti all'associazione Codice Rosso. Oggi capo di imputazione rimane omissione di soccorso, mi auguro che durante il processo cambi il capo di imputazione perché sappiamo perfettamente che non è un'omissione di soccorso ma è un omicidio e io mi batterò fino all'ultimo per questo.
perché Anna è stata, questo è omicidio, Anna l'hanno ammazzata e noi l'hanno ammazzata due volte, quindi io voglio sperare, mi voglio augurare veramente che esce l'omicidio quello che è inaccettabile questa cosa. In questo procedimento il Comune di Pescara si è costituito parte civile? Sì, il Comune di Pescara e la Regione si sono costituiti parte civile. Questo è un segnale forte per queste vicende che ormai accadono tutti i giorni proprio per queste sentenze horror che si fanno. Noi insieme all'Associazione Codice Rosso la nostra battaglia continua. Io non mi fermo perché Anna merita giustizia come tutte le vittime che sono prede di questi assassini. Ricordiamo che Anna è anche una madre, è stata tolta una madre a due figli, io ho perso la metà del mio cuore, io chiedo solo giustizia, è inaccettabile, io non ho più parole, sono quasi trascorsi 3 anni, nonostante il nostro dolore, vivere anche questa ingiustizia. Come si può sopravvivere? Hanno tolto una vita, Anna aveva stuprata, fatta bere. Io mostrerò anche le foto di quello che Anna aveva sul corpo. Leggiamo le carte prima di fare le sentenze, leggiamo le carte, per favore, questo è omicidio, Anna oggi poteva essere qui con noi, si è soccorsa, perché? Perché tutto questo? Perché? Andiamo avanti, parliamo di cronaca, la polizia recupera, siamo sempre a Pescara, gratta e vinci rubati, scattano 2 denunce. Proseguiamo, tragedia sulla A14 e torniamo a uno degli argomenti, dei titoli principali di Mattino 6 di oggi. Si schianta a 56 anni contro un tir in coda accaduto ieri a Città Sant'Angelo, lo dicevamo poche ore dopo l'ufficializzazione della notizia della riapertura del tratto autostradale al transito dei tir. Diego Di Pizio, informatore medico, è morto sul colpo nell'impatto tra la sua BMW ed il mezzo pesante. Cambiamo argomento, oggi in Comune a Pescara ci sarà un convegno alle 17.30 con il saggista Jacques Attali per parlare di Europa. L'incontro è organizzato anche dal senatore pescarese Luciano D'Alfonso. Siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dal centro, progetto tra i due comuni, Montesilvano e Pescara, arriva la fusione del canile, sopralluogo dei sindaci nell'area di Colle della Giovine per la nuova struttura. Qui saranno unificati il Dog Village di via Aldo Moro ed il rifugio di via Raiale a Pescara. Oggi Vecchia Gloria in campo per ricordare Corrado Roma, il torneo di calcio a 5 in ricordo dell'allenatore del Pescara, scomparso alcuni anni fa, precisamente nel 2004. Vedete nella foto Corrado Roma, indimenticato tecnico delle formazioni abruzzesi di calcio a 5. Parliamo anche di cronaca, un incidente accaduto nella serata di ieri, scontro con un cavallo, 2 feriti, distrutta l'auto nell'impatto con l'animale fuggito da un maneggio. Proseguiamo, spoltore, ladri alla cooperativa Il Sorriso, rubati gli attrezzi da lavoro. E poi tornando a Montesilvano, invece sgomberato e murato alloggio in via Rimini. Vediamo quello che accade a Francavilla al Mare, un terminal bus per i collegamenti con le grandi città. Francavilla, una stazione dei pullman davanti allo stadio. Sarà più facile così raggiungere Milano, Firenze e Bologna dalla cittadina adriatica. Francavilla ancora, tirocini in comune per giovani universitari. E poi invece Pianella, intervento dell'elisoccorso, colto da infarto in strada, salvato da un infermiere. A Villanova di Cepagatti invece disinnescato ieri un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. San Giovanni Teatino, puliti i fossi consortili, lavori su quasi 2 chilometri di canali nel 2019. Proseguono gli interventi per evitare gli allagamenti. Proseguiamo.
Siamo a Scafa, il vincitore del milione di euro. Scafa, il centro e provincia di Pescara, prepara la festa per Remigio, il nostro orgoglio nel mondo. Il giovane manager che vive a Singapore ha incollato tutto il paese davanti alla TV per il quiz di Gerry Scotti. Ho avuto un'illuminazione, ora sogna di tornare in Italia e alla fidanzata francese regalerà un anello. Proseguiamo, siamo nell'area Vestina a Penne. Brioni dona una casa al comune, l'appartamento potrà ospitare solo attività culturali e sociali. Castiglione a Casauria, 3 giorni di feste da domenica per San Biagio e Sant'Emidio. Lasciamo le pagine della provincia di Pescara e dell'area metropolitana, ci spostiamo a Chieti. La sentenza, i giudici Furgiuele si accaniva sui bambini come un mostro. Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in corte d'appello a 12 anni di carcere per gli abusi sui piccoli giocatori. No allo sconto di pena, condotte reiterate e impensabile, hanno detto i giudici, il riconoscimento delle attenuanti generiche. Vediamo poi in basso, moto contro auto, grave un barista caduto a Ripateatina e 2 mezzi incendiati dopo lo schianto. Il giovane è stato operato all'ospedale di Chieti. Ci spostiamo ad Ortona, siamo sempre in provincia di Chieti, altra giornata di incendi, brucia il colle sull'Arielli, l'area tra Tolle e Ortona continua ad andare a fuoco, in fumo ettari di vegetazione. E poi Rocca San Giovanni, lavori sul trabocco, il comune togliete i manufatti abusivi. Andiamo a vedere la pagina di Teramo, sempre del centro, siamo in Val Vibrata, in questo caso Colonnella preparava un colpo, rapinatore in fuga spara sui carabinieri, allarme dato da una sala slot per la presenza sospetta di una donna, il presunto complice scappa inseguito dai militari. Metteremo le telecamere a Valle Cupe San Giovanni, le reazioni del sindaco dopo quanto accaduto ieri. Ci spostiamo invece a Pineto, disabile in carrozzina preso a catenate, slovacco aggredisce un 42enne che gli chiedeva di liberare il parcheggio riservato ai disabili. L'uomo, lo slovacco, è stato arrestato dai carabinieri. Vediamo poi in basso, sempre Pineto, bimba annegata, condannata la mamma. Nicole Tonutti di Udine morì a Pineto nell'estate del 2016, per la donna pena di 4 mesi, assolto il bagnino. Vediamo ancora 2 notizie, la prima che arriva da Silvi, al centro commerciale Universo di Silvi, ACI, 3 giorni dedicati alla passione dei motori. A Pineto incontro per prevenire le truffe agli anziani, iniziativa dei carabinieri proprio della stazione di Pineto. Siamo alla pagina dell'Aquila, la cultura che rinasce, il nuovo museo Maxi L'Aquila, fissata l'apertura Melandri, si parte a fine giugno, sopralluoghi tecnici in vista dell'organizzazione dell'evento che coinvolgerà anche le frazioni. La presidente della fondazione dice sarà un crocevia di incontri per le eccellenze culturali della città. Vediamo poi in basso, incidenti per i cinghiali, paga la regione, l'Aquila l'ente risarcirà gli automobilisti per gli schianti sulla Mausonia a Capestrano e San Demetrio nei Vestini. Vediamo anche la pagina della provincia dell'Aquila, siamo a Sulmona, Valle Peligna, controlli dopo l'attentato e dopo le fiamme arrivano i crisantemi, lugubre omaggio floreale al proprietario della Smart bruciata l'altra notte, 2 mazzi depositati davanti al garage. L'incredibile bilancio, oltre 60 le macchine andate a fuoco in 3 anni. Vediamo poi Celano, siamo nella Marsica, nuova stazione della Terna, apre il cantiere a febbraio i lavori per la costruzione dell'opera che incrementerà il servizio nel centro Italia. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per questa prima parte di Mattino 6, poi torneremo in studio, andremo a vedere insieme le pagine del quotidiano Il Messaggero e poi del quotidiano La Città, prima di chiudere con lo sport. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, partiamo da pagina 2, caos su statale 16, autostrada, sequestro revocato, i tir possono tornare sulla A14, da ieri alle 19 i mezzi pesanti sono tornati a circolare sull'autostrada, il GIP di Avellino sblocca la viabilità sul punto critico del ponte del Cerrano, rimane però la prescrizione del divieto di passaggio dei trasporti eccezionali. Allora andiamo a vedere il servizio.
giudizio di Alfredo Primante su questa importante decisione arrivata nella giornata di ieri. Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel nella vicenda della chiusura della A14 che ha mandato in tilt la statale 16 abruzzese nel tratto compreso fra Pineto e Montesilvano. Il GIP del Tribunale di Avellino infatti ha disposto la riapertura del viadotto Cerrano al traffico dei mezzi pesanti, sebbene il transito resti interdetto ai trasporti eccezionali e ai tir adibiti alle merci pericolose. Dunque è stata accolta l'istanza di Autostrade per l'Italia presentata dopo l'incontro con il Ministero dei trasporti che aveva dato il via libera ad un monitoraggio maggiormente dettagliato del viadotto Cerrano con l'installazione di nuovi sensori, cosa che comporterà la chiusura del tratto autostradale dalle 23 di sabato e fino alle ore 5 di domenica prossima. L'attesissimo provvedimento di dissequestro del viadotto Cerrano, diventato ormai una questione nazionale, farà senza dubbio respirare cittadini e commercianti della zona, anche se si dovrà capire quando la situazione tornerà definitivamente alla normalità e con quali modalità saranno effettuati da ASPI i lavori di adeguamento. Superata l'emergenza, sul tavolo resta la partita legale che si aprirà sui danni subiti dai comuni come Silvi, che hanno sofferto i disagi maggiori con la media di 5.000 tir in transito all'interno della città. Sul piede di guerra contro ASPI anche l'amministrazione di Montesilvano, che per bocca dell'assessore Anthony Aliano ha già annunciato la richiesta di indennizzo del danno d'immagine sofferto dalla città anche in relazione all'offerta turistica per la prossima stagione balneare. Allo studio dell'assessore alla mobilità montesilvanese ci sarebbe una class action che dovrebbe inglobare anche i danni patiti dai commercianti. Sulla notizia del parziale accoglimento dell'istanza di dissequestro del Cerrano c'è stato anche il commento del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che si dice soddisfatto solo parzialmente per il divieto di transito che permane nei confronti di trasporti eccezionali e merci pericolose. Nei prossimi giorni, continua Marsilio, monitoreremo il tratto interessato per quantificare il volume di traffico. In ogni caso, adesso, passata la fase acuta dell'emergenza, chiederà la Regione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo per affrontare seriamente la questione relativa al corridoio adriatico. È importante, conclude il presidente di Regione Abruzzo, progettare lo sviluppo del corridoio adriatico assieme alle altre regioni in rappresentanza dei territori interessati, al fine di definire una strategia adriatica per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti. Sanità, riorganizzazione e nuovi ospedali. La Regione Abruzzo cerca l'intesa con il Ministero. Il Presidente Marsilio e l'Assessore regionale alla Sanità Veria, colloquio con il Ministro Speranza sul decreto Lorenzin, chiesti una deroga sui parametri, lo stanziamento dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria. Pagina di Pescara del Messaggero, tragico schianto contro i tir in coda nel giorno dell'annuncio della riapertura del viadotto Cerrano al casello di Pescara Nord. Ci scappa il morto che tutti temevano, deceduto sul colpo nello scontro. Diego Di Pizio, informatore farmaceutico di 56 anni, stava tornando a casa dal lavoro. Andiamo in basso, parliamo della Polizia Municipale di Pescara. Palestini, capo dei Vigili Urbani, il sindaco Masci ufficializza la nomina. E poi l'hanno uccisa. L'accusa sia omicidio, alla carica l'avvocato della famiglia e gli amici di Anna Carlini, ma il tribunale ha respinto la modifica del capo di imputazione. Sit-in di protesta all'apertura del processo contro i due romeni ritenuti responsabili dello stupro finito in tragedia alla stazione. Abbiamo visto prima anche il servizio. Cronaca nigeriana fermata dai finanzieri con un chilo di droga a Pescara. E poi sfiorata la tragedia ieri sera a Montesilvano, auto investe due cavalli. E poi vediamo poi in basso un'altra notizia: tentano la sorte con i gratta e vinci rubati, colti sul fatto e denunciati dalla polizia. Siamo a Montesilvano, via Lazio, traslochi e demolizione. Masci, sindaco di Pescara, incontra il primo cittadino di Montesilvano De Martinis per discutere del futuro canile. Spunta la proposta per recuperare il sito dell'edificio popolare. Bussi, primo ricorso accolto contro l'autovelox. E poi Pianella, lite infarto, soccorso spettacolare da parte del 118. E poi Scafa e Abateggio si contendono, Enrico, il campione da 1 milione. Entusiasmo in Val Pescara per la vittoria di Remigio al quiz di Canale 5. Fioccano ricordi e inviti.
Proseguiamo, Piaggina dell'Aquila, del Messaggero, tracciato completo delle mura, 5 milioni per il restauro, la soprintendenza scommette sul circuito che permetta di passeggiare intorno a tutta la città, entro breve sarà sottoscritta la convenzione. Intossicazione da cloro in piscina, due indagati. E poi ancora, in basso, Cotugno, niente classi, all'ex Filippini. E poi il giallo del gasolio sparito al centro turistico, è stato confermato il maxi furto. Coronavirus, finite le mascherine, dispositivi sanitari a ruba nelle farmacie di tutta la città dell'Aquila. E poi ingiuria all'studente cinese del conservatorio. Vediamo poi in basso, balletto moderno, musica con le cuffie, prende il via domenica prossima la 13ª edizione di Strade, rassegna di teatro contemporaneo. E poi Shoah, contestabile, espone a Varsavia. Infine commercio, nei locali di Spaziani arriva l'Old Wild West. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona, partiamo dalla Marsica, la città del futuro. Avezzano punta sulla storia, presentato un nuovo progetto per Avezzano e la Marsica, l'obiettivo è valorizzare i pori della cultura e della socialità. Celano, clinica immacolata, stipendi sbloccati. E poi Sulmona, dopo l'auto data alle fiamme, crisantemi davanti al garage. Vediamo poi in basso, Roccaraso, legge sulla montagna, attesa la Meloni, poi gara sugli sci a Pizzalto tra big di Fratelli d'Italia. Cronaca, siamo a Pescasseroli, anziano in bici investito da un SUV, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Pagina di Chieti, del Messaggero, sindaco al centro, spunta il candidato dei moderati, il nome top secret condiviso a Roma. E poi tangenti sui farmaci, 9 persone a giudizio. E poi la paura, scontro tra un'auto e una moto, barista in prognosi riservata. Vediamo in basso il ritorno dei cervelli, cardiochirurgia, torna Micucci da Genk. E poi Tari, i 5 Stelle chiedono una commissione a Chieti. Proseguiamo, siamo alla pagina della provincia, partiamo da San Salvo, Denso, i lavoratori chiedono certezze. E poi ancora San Salvo, ex Sam, 3 imprese si tirano indietro, ora si spera nell'intervento della Ilmet. Ortona, spiagge sicure, tavolo con la capitaneria di Porto. Ancora Ortona, 4 fiere, nuovo regolamento per rilanciare commercio e turismo. Lanciano, Iasci lancia il polo della sinistra per una politica di partecipazione. Scusate, ancora in a Lanciano, dunque, nella Frentania, dal parcheggio di Sant'Egidio alle Ripe con il maxi ascensore, Ruspe e Trivelle in azione per realizzare la base imponente della torre, alta 28 metri. E siamo alla pagina di Teramo, del Messaggero, Evelina, la postina torna a casa, riconsegnate le abitazioni Ater, l'assessore Liris, ci siamo mossi con concretezza, il comune di Teramo acquisterà 88 appartamenti, anche se l'operazione burocratica sarà molto complessa. Restiamo a Teramo, il rimpasto di giunta, i tempi sembrano allungarsi. E poi, favoreggiamento e abuso a giudizio De Luca, Speranza. E poi in basso, morte di Nicole, condannata la mamma, parliamo della vicenda della bimba annegata. Confindustria, De Paulis, nuovo leader delle piccole imprese. Vediamo la pagina della provincia di Teramo, partiamo da Colonnella, Val Vibrata, inseguimento e spari, bandito in fuga, Far West in Val Vibrata, albanese esplode, diversi colpi contro i carabinieri, scarpa all'alte, minaccia con la pistola, 2 passanti. E poi il caso, ragazzino finalmente convocato dal giudice, voglio vivere con papà e resta a Tortoreto. Giulianova, assessori e consiglieri in conclave, il sindaco, ora pensiamo al futuro. E poi Pineto, tolga la bici dal posto dei disabili, 42enne in carrozzina, preso a catenate. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora prima di parlare di sport andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo da pagina 3, parliamo di sanità, Marsilio e Veri incontrano il ministro. Al centro del colloquio con Speranza, la revisione del decreto Lorenzin e i programmi di edilizia sanitaria. Ancora sanità, la ASL di Chieti assume un cervello in fuga. E poi in basso, approvato, cambiando argomento, il piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Teramani sulla nave da crociera bloccata, coppia cinese con l'influenza, scatta l'isolamento a Civitavecchia della Costa Smeralda con 100 abruzzesi a bordo. E poi, influenza record, sono i bambini i più colpiti nella nostra regione. E poi la psicosi da coronavirus colpisce solo il settore della ristorazione, clienti in calo per la cucina cinese e asiatica, nessuna ripercussione per ora per le attività prettamente commerciali. Spara ai carabinieri e caccia all'uomo, colonnella non si ferma all'alto e scatta la sparatoria, giovane albanese in fuga, braccato dalle forze dell'ordine. Andiamo a vedere pagina 7, a Teramo parliamo di politica, i tempi del rimpasto si fanno troppo lunghi, giunta bis, l'attenzione si sarebbe spostata su Podemos e sulla staffetta tra Sara Falini e Graziella Cordone. Parliamo anche di ambiente e futuro, di un'azienda teramana, infatti la prima biopaletta compostabile. Andiamo a vedere pagina 8, Melozzi si fa in 4 per Sanremo, il maestro teramano torna all'Ariston per dirigere l'orchestra per 4 artisti. Teramo, aperti i termini per il rimborso dei libri scolastici. E poi una ricostruzione economica, sociale e culturale, momento di confronto fra i soggetti pubblici e portatori di interessi il 5 febbraio nella sede della provincia di Teramo. Siamo a Montorio, consegnate le prime case agli sfollati, 9 nuclei familiari hanno ricevuto le chiavi delle abitazioni acquistate dall'ATER sul territorio comunale. Vedete la foto. In basso ci spostiamo a Campli, multe più salate per gli incivili che lasciano i rifiuti nei fossi e lungo le strade. Siamo ancora in Val Vibrata, dopo Colonnella ci spostiamo a Sant'Egidio, truffa del carnevale. Vediamo il titolo, si presentano nelle case per chiedere i soldi per l'organizzazione, allarme lanciato dall'amministrazione comunale. Tortoreto, pronti a consolidare e potenziare il successo ottenuto lo scorso anno, l'assessore Giorgio Ripani lavora per programmare le iniziative in vista della prossima stagione turistica. Martinsicuro, incentivi per recuperare i tributi, iniziativa dell'amministrazione comunale contro l'evasione. Siamo a Giulianova, si scalda la questione del campo occupato, gli occupanti reagiscono alle parole del sindaco sullo sgombero, siamo pronti, dicono, a ribellarci. Cronaca, giuliese di 56 anni muore tamponando un tir lungo la A14, il conducente della macchina che viaggiava da solo è deceduto sul colpo, abbiamo visto prima questa drammatica notizia anche dai quotidiani Il Centro e Il Messaggero. Siamo a pagina 18, siamo a Roseto degli Abruzzi, via libera l'affidamento del palazzetto, approvati gli atti di indirizzo per la concessione della struttura e della piscina comunale. Pineto, bimba annegata, condannata la madre, assolto il bagnino, la piccola Nicole morì nel giugno del 2016. Caos in A14, viadotto Cerrano riaperto ai mezzi pesanti, jeep di Avellino accoglie parzialmente l'istanza di Aspi, ponte ancora vietato ai trasporti eccezionali, abbiamo visto prima il servizio di Alfredo Primante. Roseto degli Abruzzi, Pavone chiede un consiglio urgente per la chiusura del casello, l'ex sindaco preoccupato per i danni economici ed occupazionali provocati dal provvedimento. Andiamo avanti, Pineto aggredisce un disabile con una catena, pregiudicato occupa con la bici il posto riservato, la richiesta di spostarla ha risposto con la violenza. Silvi, buone notizie dal recupero dei tributi, incassato il 25% dell'evasione. Ancora Silvi, vedete in basso, ACI riaccende la passione per i motori al centro commerciale Universo, auto storiche, vetture da rally, piloti e tante attrazioni per bambini nella 3 giorni dell'evento denominato Passione Motori che si terrà nel weekend, o per meglio dire da oggi e fino al 2 febbraio al centro commerciale Universo di Silvi Marina. Vediamo anche la pagina della cultura, Cholet a spalato con i suoi video, l'artista rosetano è stato invitato in Croazia, oggi la proiezione dei suoi corti sperimentali. Siamo arrivati così alle pagine dello sport, iniziamo con la Gazzetta, con la prima pagina della Gazzetta, Giroud sfida finale, Inter e Lazio si contendono l'attaccante, ma al Chelsea serve il sostituto. E poi Spina Gigio, siamo al Milan, l'ansia dei rossoneri, il rinnovo di Donnarumma in salita, in estate può partire. Andiamo a vedere
Il Corriere dello Sport, colpi gran riserva, Inter e Lazio in missione scudetto, caccia e vice di Lukaku è Immobile. E poi in basso, così Nicchi si allunga il mandato, arbitri, il presidente al vertice da 11 anni non vuole arrendersi, l'imbarazzo della FIGC. Per una notizia che riguarda la Calciopoli toscana, è stato prosciolto Trefoloni. Vediamo tutto sport, Juve, l'Inter fa più paura, dopo Eriksen, Young e Moses i nerazzurri tornano alla carica per Giroud. Vediamo poi in alto la notizia che riguarda il mercato che chiude alle 20 di questa sera, si preannunciano affari finali per tante formazioni. E c'è anche un titolo, lo vedete, per la drammatica scomparsa di Kobe Bryant con questo articolo che parla delle parole della moglie del grande cestista scomparso, Vanessa Bryant. Lasciamo i quotidiani sportivi nelle loro prime pagine, torniamo al centro, vediamo la prima pagina che riguarda lo sport nazionale, il calcio mercato, Emre Can verso Dortmund, la Lazio spera in Giroud, stasera lo stop alle 20 alle trattative. Vediamo poi in basso il tennis, Federer si inchina e Djokovic va in finale agli Australian Open, e poi rugby, Galles Italia, il teramano Riccioni in panchina. Vediamo anche la pagina del calcio di Serie B, Pescara Pucciarelli si fa, Melchiorri assalto finale, la punta arriva dal Chievo e va avanti anche la trattativa per il bomber del Perugia. Questa sera si chiuderà come detto il mercato alle 20, è stato fatto anche un sondaggio per il Baby Millico del Torino, no del Crotone per il ritorno in Abruzzo del centrocampista Benali. E poi Machin Monza al Delfino 800.000 euro, il 20% dell'operazione nelle casse del club, tifosi infuriati sui social per l'addio. Vediamo anche in alto il grafico che riguarda invece il calcio giocato, perché questa sera si torna in campo con l'anticipo delle 21 tra Cremonese e Pisa. Vediamo le altre gare: Frosinone-Entella, Livorno-Ascoli, Spezia-Pordenone, Trapani-Cittadella, Empoli-Crotone, Chievo-Venezia, Juve-Stabia-Perugia, Benevento-Salernitana e il posticipo di lunedì sera alle 21 allo Stadio Adriatico che vedrà di fronte Pescara e Cosenza. Vediamo il Messaggero con la pagina che riguarda il Pescara, Pescara che tratta Pucciarelli e Colley, e poi per la panchina della squadra primavera spunta il nome di Pierluigi Iervese. Vediamo in basso anche il basket, Roseto Dincic darà una mano per i rimbalzi, per gli Sharks il peggior momento, e proprio in questo momento difficile e particolare arriva un rinforzo nel settore più debole dopo i due KO consecutivi. Torniamo al quotidiano Il Centro per vedere la pagina che riguarda ancora il Pescara, perché c'è l'intervista a Crecco che punta quota 100, le grottaglie, dice l'ex giocatore di Ternana Virtus Lanciano, l'arma in più. Lunedì prossimo contro il Cosenza, Crecco può timbrare la centesima presenza nel campionato di Serie B. Vediamo la prossima pagina che ci porta al Teramo, Martignago Teramo è finita, l'attaccante passa all'Alessandria, la società biancorossa cede la punta ai piemontesi e dice no al ritorno di Pinzauti dal Novara, con il Rende rientra Cristini, dunque si pensa anche alla sfida con la formazione calabrese. Ma noi andiamo a vedere il prossimo servizio che fa il punto proprio sul mercato della formazione biancorossa alla luce proprio delle ultimissime trattative, come abbiamo visto con il passaggio di Martignago all'Alessandria. 6 mesi, tanto è durata l'esperienza di Riccardo Martignago con la maglia del Teramo. L'attaccante infatti va in prestito all'Alessandria per la parte restante di questa stagione. Quella della cessione non poteva che essere lo sbocco inevitabile di un rapporto ormai deteriorato. L'attaccante, fuori dal progetto tecnico di Bruno Tedino, non era stato convocato per gli ultimi due impegni del Diavolo contro Catanzaro e Cavese, nonostante la partenza di Cianci potesse mettere il tecnico nelle condizioni di doversi affidare al numero 10.
10 viste le difficoltà offensive. In questi giorni Martignago si è allenato ma separato rispetto al gruppo dei compagni di squadra, in stretto contatto telefonico col suo procuratore Paolo Tricoli, che ha ricevuto parecchie chiamate da società di Lega Pro che ammirano le prestazioni della punta, che ad Albissola aveva disputato una stagione di altissimo profilo, convincendo proprio il Teramo a puntare su di lui in estate per la prima linea. L'8 agosto scorso la firma sul contratto biennale per l'ex Pordenone, ma poi 18 presenze e un solo gol in campionato su calcio di rigore a fine ottobre contro la Virtus Francavilla hanno convinto la dirigenza a fare a meno di lui. In realtà, prima delle due mancate convocazioni, ci sono state le panchine con Sicula, Leonzio e Avellino ad inizio del 2020, che avevano ancor di più rafforzato l'idea che Tedino non contasse più sul numero 10. Ora Martignago torna nel girone A, quello che potrebbe rilanciarlo in grigio con l'11 di Angelo Gregucci, è quello che si augura il Teramo, perché terminata l'esperienza piemontese il ragazzo tornerà in Abruzzo e a quell'epoca il diavolo spera di riavere un giocatore diverso da quello visto fino a questo momento. E noi restiamo a parlare del Teramo dal Messaggero. Vedete, Teramo, Martignago passa all'Alessandria, l'attaccante ieri ha effettuato il suo ultimo allenamento prima di trasferirsi in Piemonte, oggi si capirà se al suo posto arriverà un'altra punta. Tedino, il tecnico biancorosso, ora ha tre possibili alternative dopo il passaggio di Martignago all'Alessandria. Parliamo anche di Serie D, Vastese, lettera dell'ormai tecnico, ex tecnico Amelia ai tifosi, mi porterò dentro tanti bei ricordi, ha detto l'ex trainer biancorosso. Ancora Serie D, Avezzano, la rivelazione si chiama Manuel Cancelli, questo il titolo che riguarda ancora il campionato di Serie D. E noi restiamo alla Serie D perché c'è la stangata per Nazari, il difensore del Giugnanova che è stato squalificato per 3 giornate, intanto Ivanov è giocatore che potrebbe approdare al Chieti. Torniamo al centro invece, vedete Cancelli, notaresco artefice del suo futuro, l'esterno d'attacco suona la carica alla capolista in vista della gara casalinga con la Recanatese. Effettivamente il titolo precedente parlava di Cancelli e dell'Avezzano, ma Cancelli è il giocatore del notaresco. Vediamo in basso, Amelia saluta Vasto e poi campionato di promozione, stabilito il cammino di Coppa Italia, domani si gioca Milano-Celano. Andiamo a vedere anche la prossima pagina del centro, dal calcio al futsal, Ferraioli si gode la Serie A con la Color Max, dalle giovanili del San Nicolò allo Spezia, poi il sogno Teramo, stavo per smettere ma è cominciata un'altra carriera. Intanto per quanto concerne le qualificazioni mondiali, pari dell'Italia, oggi ci sarà la Bielorussia, vedete nella foto il portiere della formazione azzurra che ovviamente potete riconoscere, il giocatore è uno dei portieri più forti al mondo che milita nella formazione dell'acqua e sapone. Vediamo poi in basso il pattinaggio a corsa, oggi le prime medaglie fino a domenica assoluti a Pescara con 750 atleti a contendersi 28 titoli, attesa per la pescarese Asia Varani. Vediamo la prossima pagina dello sport del centro, la crisi del Roseto Basket in Serie A2 maschile, Roseto non può più fallire, Rodriguez dice guai a mollare, domenica sfida sul campo dell'Orzi Nuovi, ultimo in classifica ma rivitalizzato, l'ex Sherrod garantisce per Dincic, può dare una grossa mano, dice Sherrod alla squadra. Vediamo in basso ancora il basket, Giulianova dalle mille emozioni, vince dopo un supplementare battendo 102 a 97 la formazione marchigiana del Senigallia. E poi niente giornata biancorossa, si spera di riavere di Bonaventura, domenica ci sarà il derby a Teramo. Parliamo anche dell'Esa Chieti che fuori casa non decolla, si prepara in casa teatina la sfida alla capolista, piace intanto l'ala Valentini in forza al Caserta. E noi chiudiamo
con lo sport del quotidiano La Città. Vedete la pagina che riguarda il calcio, il Teramo in particolare. Martignago via, poco tempo per sostituirlo. Oggi ultimo giorno di mercato. E poi vedete Roseto ancora sconfitto. La gara di domenica diventa vitale contro San Severo. È arrivato uno stop di misura, ma non c'è tempo per commiserarsi. Nel fine settimana altro match da non poter fallire contro, lo abbiamo visto, il fanalino di coda del torneo. E poi l'altra pagina, la seconda pagina con lo spazio dedicato al centro sportivo italiano, e in basso all'handball con l'Italia femminile che per la prima volta giocherà a Teramo il prossimo 29 marzo, le azzurre contro la Lituania per le qualificazioni agli Euro 2020. E noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di venerdì 31 gennaio con Mattino 6, Mattino 6 che tornerà come sempre domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione. Vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della nostra rete a partire dalle 14 con la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata.